Daremo il giorno 7 nella villa comunale di Rometta Marea, daremo quest'opera bellissima, imperniata su una storia sicula. Naturalmente sarà un'opera molto ma molto mediterranea, fedele a quello che il Verga scrisse a livello letterario. Tutto, io generalmente cerco di valorizzare le nostre potenzialità, solo che quest'anno ho pensato di coinvolgere altre persone che verranno dall'Albania, verranno dalla Grecia, da Cipro. E poi alcuni invece italiani, come Lola verrà da Treviso, ma abita ad Abano, e il tenore che farà Turiddu verrà invece da Milano, e l'unica messinese che ci sarà la Filiti, che farà Mamma Lucia, ma che viene da Barcellona, non di Spagna, Barcellona di Messina. Faccio una piccola premessa, io i miei 43 anni di servizio presso il Teatro alla Scala come cantante lirico e non come regista mi hanno messo nelle condizioni di fare la conoscenza di tanti, tanti, numerosi registi e tra questi numerosi registi comunque ce ne sono stati alcuni che sono stati proprio dei storici, non i vari Strehler, Zeffirelli, Bolognini, Maestrini, insomma. La particolarità consiste proprio in questo: non mi sto inventando nulla, voglio prendere qua e là da queste esperienze con questi grandi registi e cercare di far conciliare, quindi c'è un po' di Strehler, un po' di Zeffirelli, un po' di Maestrini, c'è forse qualcosa anche di mio, da buon siciliano, un po' di sicilianità in questa cavalleria dobbiamo esprimerla. Qui è un grande onore e piacere essere a Messina. Sono stato invitato dal grandissimo maestro Varonello. Qui rappresento l'istituto di von Karajan di Salisburgo, dove Herbert von Karajan, per pura coincidenza, 50 anni fa diresse la Cavalleria Rusticana, nel 1968. Nell'istituto cerchiamo di capire come la musica e le persone interagiscono, in particolare come la tecnologia riesce ad avere un impatto in questo flusso di informazione. L'istituto di von Karajan appunto cerca di capire tramite delle soluzioni tecnologiche questa connessione.